La cosa che mi lascia un po' ogni volta stupito è il fatto che la gente si lamenta della classe politica ogni volta. Cioè, ad esempio, no? Perché, cioè, riflettiamoci a volte. 3 anni fa era in testa il Movimento 5 Stelle, 2 anni fa, o anche l'anno scorso, era in testa la Lega e adesso è in testa Fratelli d'Italia. E il PD da morto adesso è tornato secondo partito in Italia. Cioè, cosa ti dice questa roba qui? Ti dice, secondo me, che c'è un intero popolo, una nazione, dei cittadini che non hanno la minima idea di quello che stanno facendo, ok? Se in 3 anni hanno cambiato 3 partiti diversi, come primo partito a livello nazionale. Viaggiano con la speranza, viaggiano con ok, vediamo se questo è capace. Ah, proviamo questo. Magari questo è meglio dell'altro. Sta roba qui succede, secondo me. E adesso sento alcuni dire: vedi Draghi che sa fare queste cose, altro che quelli. Ma fino a 6 mesi fa dicevi che ci volevano i porti chiusi, maledizione. Ora non credo che Draghi, no, sia di quella politica. Cioè, un paese è veramente un po' allo sbando. Che poi, cioè, manda i partiti e i politici al potere e poi li disconosce subito. Come quasi che non li avesse votati nessuno, oppure li avessero votati altri rispetto a loro. Quando in realtà la Lega nel 2019, 2018, era al 30%, significava che una persona su tre votanti che hanno votato. Ovviamente poi no, no, non significa che una persona su tre a livello generale, perché ovviamente alcuni non hanno votato, ma una persona su tre di che hanno votato alle elezioni ha votato per la Lega. Allora, diciamo che il video del Chicken Game riassume perfettamente tutti i miei pensieri riguardo al mondo politico, la visione che hanno i cittadini verso la politica, l'elezione, eccetera, eccetera. E ho paura di ripetermi. Però ci sarebbe altri video del genere ci sarebbero, perché sono evidenti alcuni segnali che veramente non c'è alcuna responsabilità da parte dei cittadini. L'Italia ha cambiato il primo ministro per 9 volte in 15 anni, mentre la Francia 4 volte. Ma sì, ma basti pensare che ci sono stati più primi ministri o più governi rispetto agli anni della Repubblica, ok? Cosa sono? 70 anni di Repubblica, sono stati più di 70 governi. Cioè, non ha senso. Non ha senso. N non c'è stata neanche una legislatura che ha avuto un solo governo. Cioè, ste robe contano o non contano? Certo che contano, secondo me. Ti fanno capire il tessuto sociale che si è creato nella nazione. E di veramente di a volte completa irresponsabilità.